Allora, nei giorni precedenti si è visto che con la Juventus è difficile poter stare alti perché loro poi hanno più possesso palla. Perché? Perché hanno tre difensori che giocano come dei centrocampisti e vengono avanti. Allora, Pandev ha fatto un gran lavoro su Chiellini e non lo faceva mai salire. Poi è stato bravo a farci risalire, ha fatto una grande gara. Era in quel momento la squadra stava andando bene, eravamo in equilibrio, non soffrivamo mai, avevamo il possesso della palla. È difficile imporre il gioco alla Juventus, ripeto, il possesso palla oggi. Sul loro stadio l'abbiamo avuto più noi di loro, insomma, questo la dice lunga, soprattutto in quel momento. Non c'era un motivo di cambiare, perché a volte cambiare può essere che succeda quello che dici te, magari un guizzo, però nel momento in cui te vieni e comandi il gioco, in quel momento lo comandavamo, non vedevo rischi, andare a toccare qualcosa nell'organizzazione poteva essere solo rischioso. Poi, come si è visto, il calcio poi ti riserva Eccola qua, quello che quella succede. occasione che stavo Infatti. dicendo io nella Qui se domanda. non rientra Marchisio, Sì, credo il Pandev Pandev è in è porta. solo, è solo Certo. sicuro. Lui ce No, l'ha questi guarda colpi, caso, gli la Juve stava ha fatto bene. due cambi e i due che sono entrati hanno fatto gol. Ma ovviamente sappiamo tutti che questo è un Intanto, episodio. a parte che appunto, Lo poi a sapevo volte, oltretutto, ha fatto il primo gol che poi alla fine è quello più importante, che ha aperto la partita perché stava obbligato, perché Era Asamoah ha chiesto. fortunato, Vabbè, comunque È così, va è bene così. così, insomma, noi si va sulle logiche, poi a volte i cambi ti danno ragione, a volte non ti danno No, ragione. anche perché si era messa bene per Mazzarri. Napoli si stava comportando benissimo, controllava la partita. Nelle premesse c'era Vucinic fuori, l'avevamo sottolineato più volte che cosa significa Vucinic per questa squadra. Non c'era Buffon, anche se c'era Storari. Insomma, le premesse erano quelle di venire a fare una partita bella ed è stato così. Sì, la sfrontatezza è mancata. L'ultima cosa che prima di salutarci. La difesa arrivava qui cioè il Napoli che arriva qui come miglior difesa a cospetto di una Juventus col miglior attacco non è una cosa che gratifica tantissimo lei, che l'anno scorso invece veniva qui a dolersi spesso della sua difesa, che era un po' giovane dal punto di vista dell'approccio. No, siamo migliorati, guardate, io ero convinto, se voi mi guardavate durante la gara ogni calcio d'angolo, ogni punizione laterale, noi potevamo prendere solo gol su questi piazzali dove loro sono dei fenomeni, dove c'è Pirlo che la mette col contagocce, quindi era l'unico rischio. Purtroppo abbiamo preso gol su palla inattiva, la difesa anche oggi è stata secondo me quasi perfetta, siamo migliorati tanto, purtroppo questo cambio, ecco, ha fatto sì che Barzagli forse era stanco, è andato a saltare Casale, il marcatore di Barzagli non l'ha visto in quei momenti e si vede il destino, ma io ripeto, voglio insistere su questo, io so, oggi mi aspettavo una partita di un certo tipo, l'ho vista migliore di quello che pensassi da un punto di vista del gioco, a me piace quando le mie squadre giocano, secondo tempo si stava giocando molto bene, loro erano molto stanchi a correrci dietro, si giravano nella palla, quello per me è importante. Tre punti in questo momento si possono anche ogni tanto lasciare, perdere, però pensiamo già al Chievo, speriamo di fare una grande gara per cammino in lungo, sono molto soddisfatto di come si sono comportati i miei E il giocatori. Napoli c'è, decisamente. Grazie Walter Mazzarri. Rieccoci, allora abbiamo ascoltato questa lunga intervista a Walter Mazzarri, chissà se non avremo modo di riascoltarlo anche direttamente al microfono di Gianluca Gifuni quando ci ricollegheremo con lo Juventus Stadium. Massimo, io direi adesso di dare la parola un po' ai Sì, nostri posso, ascoltatori. posso. Sì, Allora, sì, sì. per il ministro, più o meno l'analisi che avevamo.